casa 7. Ci sono entrato giusto quando siete arrivati voi, perché? Allora, se è stato sempre dentro l'orologio, non ha potuto telefonare. Forse se ci sfidiamo possiamo ancora salvarci. Già, salvarci. Con lui che andrà a sfiderare tutto. No, no, io non sfidero, parola d'onore, non sfidero, non sono capace. Vede? Del resto se lo ammazziamo sarebbe una prova troppo evidente. Potremmo ferirlo gravemente. A chi servirebbe? È quello che dico io, a chi servirebbe? Lo so io a chi servirebbe. Se si riuscisse a prendermi un determinato nervo, l'episcopico, per esempio, che passa proprio qui dietro, fra l'Atlante e l'episcopio, perderebbe completamente la memoria. Ma ne sei sicura? Sicurissima! In ogni caso riprenderebbe sempre la paralisi. Sempre la paralisi. Non potrebbe più parlare per noi e per noi andrebbe bene lo stesso. Oh, ma per me non andrebbe bene per niente. Non ci sarebbe un'altra maniera, un po' meno pericolosa? Su, signora, si faccia venire un'altra idea. Lei è così brava. Sì, forse ci sarebbe un'altra soluzione. Ubriacarlo! Nessuno crederebbe alla testimonianza di un ubriaco. È vero! L'ho sempre detto che sei una donna formidabile. Sì, sì, la signora è molto formidabile. L'avevo capito subito io. Allora, che cosa si beve? Se per voi fa lo stesso, io preferirei del vino rosso. Il bianco mi dà acidità. Fin da bambino mi ricordo... No, no, niente vino, ci si mette troppo tempo. È meglio con whisky o con gin. Tre bei bicchieri e